favorita di Palermo, dove sta per avere inizio l'incontro amichevole tra le nazionali maggiori d'Italia e Olanda. Inno nazionale olandese. C'è un pubblico entusiasta e caldissimo mentre vedete la... Gli azzurri sono nello schieramento annunciato con Zenga, Bergomi e Maldini, Baresi, Ferri e De Agostini, Donadoni, De Napoli, Schillaci, Marocchi e Baggio. La gran figura della serata è naturalmente Totò Schillaci, palermitano, eroe del mondiale, che torna a giocare qui alla favorita dopo avervi fatto una comparsa anche con la maglia della Juventus dopo il mondiale in amichevole. E prima dell'inizio del collegamento, un altro grande sportivo siciliano, Totò Antibo, medaglia d'oro agli ultimi europei di Spalato, nei 5 e nei 10.000 metri, ha fatto un applauditissimo giro di campo con una bandiera italiana e una bandiera rosa-nera dei colori di Palermo. Vedete intanto la panchina azzurra con Tacconi, Bjarkovod, Crippa, Mancini e Casiraghi. 16 i giocatori a disposizione di Vicini, Berti e Ferrara sono infortunati. Immagini che vi giungono attraverso le squadre esterne di Milano e Ancona guidate dal regista Tomassetti. Giornata torrida a Palermo, abbiamo sfiorato i 40 gradi con un vento di scirocco che ha reso irrespirabile l'atmosfera. Sentite l'ovazione che accompagna il nome di Totò Schillaci. Ed ecco Azeglio Vicini che non ha voluto mancare a questo appuntamento, quantunque come sapete sia stato vittima di un curioso incidente precipitato dal balcone. A Cesenatico se l'è cavata con una frattura alla caviglia. Impegno amichevole della nostra nazionale che poi a breve termine comincia il cammino alle qualificazioni europee, giocherà il prossimo mese d'ottobre a Budapest contro l'Ungheria, il match d'esordio in un girone di qualificazione insidioso nel quale figurano anche le nazionali di Unione Sovietica, Norvegia e Cipro. Ed ora viene osservato un minuto di silenzio per ricordare i lavoratori caduti nella costruzione della favorita e per onorare anche i caduti per mano della mafia. Arbitro della partita, il signor Petrovic della Federazione Jugoslava. Tutto è pronto per il calcio d'avvio amichevole di lusso tra Olanda e Italia. Ronald Koeman in possesso di palla, ora Blind. All'indietro il portiere Van Breukelen. Stadio naturalmente esaurito, incasso che sfiora il miliardo di lire. Insidioso il fondo del terreno, apparentemente duro, ma in effetti le zolle erbose spesso poggiano su un fondo sabbioso. Presenti naturalmente numerosissime autorità. Mentre Donadoni da Totò Schillaci, il suo palleggio all'indietro ancora per Donadoni, ora Marocchi. Qui dalla combinazione con De Napoli, il pallone carambola fuori, ultimo tocco di un olandese, rimessa azzurra con capitan Bergomi. Donadoni, Bergomi, si lotta ancora a centrocampo, quindi Van Basten, suggerimento all'indietro su De Boer, quindi è Wouters che disimpegna bene, ed ecco Gullit. Accanto ancora a lui, Wouters all'indietro su Rambo Koeman,
parte il suggerimento verso Blind, palla ancora in gioco, il rinvio di Maldini, ancora Blind, ora De Agostini, nuovamente Blind. Gulli. Parte il suggerimento verso il difensore esterno Blind, che tocca all'indietro a Winter, il quale accompagna su Ronald Koeman, da questi all'altro centrale Valks, De Boer, Wouters, Koeman. Prolungata azione in palleggio degli olandesi in questa fase iniziale della partita. Vi ripeto che siete collegati in diretta con la favorita di Palermo, amichevole tra le nazionali maggiori di Italia e Olanda. Avanza Wouters, De Boer in profondità a cercare Gilhouse, buona la combinazione degli olandesi, parte il traversone ribattuto da Baresi, quindi il pallone recuperato da De Napoli, in azione peraltro giudicata irregolare dall'arbitro Jovano Petrovic. Grosso rischio corso dalla nostra nazionale in apertura con la penetrazione da sinistra di De Boer, parte il calcio di punizione, la respinta è stata di Baresi, quest'altra di Blind, il pallone controllato ora da Donadoni. Bergomi, Baresi cambia gioco a cercare Baggio, il colpo di testa all'indietro per Maldini, dentro per Schillaci, suggerimento molto bello per Maldini, va Maldini, ha di fronte Winter, parte il cross, il pallone viene ribattuto, ancora Winter, buono il suo controllo in collaborazione con Koeman, quindi Gullit. Addio velocissimo nonostante la temperatura che, vi ripeto, è torrida. De Boer, Wouters, Koeman, l'altro centrale Valks, Wouters, d'esterno il lancio a cercare Van Basten, sul quale gioca in parte pura Ferri, va a doppio Donadoni e tocca il palo laterale. Ancora Wouters, avanza Koeman, fermato in fallo laterale da De Agostini, con il quale c'è stato contatto. Avvicendamenti nelle file della nazionale olandese guidata dal vecchio santone Rinus Michels, che dopo la fallimentare spedizione olandese a Italia 90 ha rilevato Ben Acker, il quale a sua volta aveva preso il posto di Liebrex ed Reuter, bollente la panchina olandese, sembra sempre che debba diventare il tecnico della nazionale il celebre Johan Cruyff, tecnico dell'Ajax e grandissimo giocatore, ma poi l'operazione non si perfeziona, così che periodicamente torna alla guida della nazionale olandese Rinus Michels, mentre osserviamo questo lancio perfetto di Koeman su Blind, va Blind, lo chiude Baresi, subentra per il traversone pericolosissimo Winter, il pallone va in calcio d'angolo. Primo corner della partita a favore dell'Olanda, che ha avuto una partenza bruciante. 5 minuti di gioco nel corso del primo tempo, a Palermo risultato di 0-0, mentre batte dalla bandierina Wijtke, palla messa fuori, recuperata dallo stesso Wijtke, il cui tocco è fuori misura, ne approfitta prontamente Schillaci. La Schillaci poi si ferma e guadagna un calcio di punizione. Baggio, Schillaci, giù il fallo di Valls. Sono 35 anni che la nostra nazionale maggiore non gioca qui a Palermo, suggerimento intanto per De Agostini, troppo lungo il pallone in profondità.
e appunto 35 anni fa, proprio qui allo stadio della Favorita, gli azzurri sconfissero per 2-0 la Svizzera con il gol di Pandolfini e Frignano. De Boer, Witschge, giocatore molto interessante, cambia gioco da quest'altra parte su Blind. Winter, ancora Witschge, De Boer, Gilaus, De Boer, Witschge, Koeman. Parte il suggerimento in profondità, troppo lungo, non ci sono problemi per la nostra retroguardia. Mancano parecchi elementi nella nazionale d'Olanda. Sono assenti Erwin Koeman, Van Schip, Kift, Van Arle, Van Tigelen, che hanno tutti accusato qualche infortunio, anche se si mormora da parte degli olandesi che molti di questi infortuni siano diplomatici, perché i giocatori non hanno trovato l'accordo dopo il mondiale. E manca anche Rijkaard, l'altro olandese del Milan, il quale ha esplicitamente e ripetutamente dichiarato che non intende più giocare con la maglia della nazionale olandese. Rivediamo intanto il cross dell'azione precedente. Vedete il pallone che termina in area di rigore, viene sfiorato da Schillaci ma non a sbocchi l'azione. Koeman, Blind, Koeman, Wouters, giocatore molto esperto, palla all'indietro al giovane Valks, si imposta ancora su Wouters, gran lavoratore del centrocampo, fin dall'inizio ha assunto una posizione di copertura davanti alla linea dei difensori, sempre Wouters in possesso di palla, ecco Koeman, Wouters, Witschge, Baggio, Winter dopo il rimpallo, Blind. Buon avvio della nazionale olandese. Witschge, Wouters, l'esterno ancora a cercare Blind, il quale non fa in tempo a controllare il pallone, c'è rimessa per gli azzurri. De Agostini la effettua, mentre avete visto inquadrata la tribuna delle autorità. Bergomi, Donadoni, Bergomi, Baresi, Ferri, De Agostini, Ferri, ma Wouters riconquista il pallone, lo dà centralmente e poi finiscono per ostacolarsi a vicenda Gilaus e Gulli. Quadrato, ecco, rivediamo il take vincente di Wouters e vedete che arrivano contemporaneamente sul pallone Gullit e Gilaus, il tentativo di suggerimento verso Van Basten risulta troppo lungo, mentre si è rialzato Riccardo Ferri che era rimasto a terra dopo lo scontro con Wouters. Panchina azzurra nella quale accanto a Vicini c'è Rocca. Vediamo più la familiare figura di Sergio Brighetti, mentre c'è ora questo lancio in profondità. Ci sono stati anche altri avvicendamenti, non c'è più per esempio il professor Becchiet che per lunghissimi anni è stato il medico della nostra nazionale, il professor Becchiet che tra l'altro ha molti impegni anche a carattere universitario e ora è responsabile del settore medico al centro tecnico di Coverciano. Valks, De Boer, Wouters, gioca a ritroso e chiama in causa Van Brugge. Blind, Koeman, Wouters, Blind, tocco in profondità per Gullit,
parte il cross, Gullit va altissimo, Van Basten a sfiorare il pallone che poi termina a fondo campo, ancora una buona combinazione degli olandesi con cross di Gullit e ottimo stacco aereo di Van Basten, che peraltro non è riuscito a trovare l'impatto adeguato con il pallone. Vedete Gullit sul quale gioca nella circostanza Ferri, parte il cross di Gullit e vedete lo stacco molto bello di Van Basten, con palla che termina a fondo campo. Bergomi, Baresi, Baldini, Ferri, irretiti dalla manovra degli olandesi che hanno incolpito il centrocampo. Gli azzurri fino a questo momento non hanno trovato troppe opportunità. Ancora Blind, parte il lancio verso Winter sul quale gioca d'anticipo molto bene Maldini, che tocca a Zenga. Ferri, Bergomi gioca la sua 73esima partita con la maglia azzurra. Donadoni, Ferri, De Agostini, Donadoni, ancora De Agostini, Baresi, accende il pressing, poi torna sui suoi passi, Bergomi, Ferri, Baresi, Maldini, Schillaci, buon lavoro per Marocchi, si sgancia Baresi, da Baggio, si gira bene Baggio, poi da un gran pallone a De Napoli che al momento di entrare in area di rigore viene contrastato in modo dubbio da un avversario. Ecco che rivediamo, osservate Baggio, vedete che gli detta il passaggio in profondità De Napoli e De Napoli viene forse trattenuto irregolarmente da Valks al momento di entrare in area di rigore. Non è intervenuto l'arbitro Petrovic. Palla ora per Gullit, Gullit e De Agostini, calcio di punizione per l'Olanda. Cristo Rinus Michels viene a battere il calcio di punizione. Fuman per Gullit, Gullit e Maldini, troppo lungo. Intanto Riccardo Ferri continua a toccarsi di tanto in tanto la schiena, il fianco, probabilmente risente ancora della botta rimediata al centrocampo in quel energico play con Wouters, il giocatore che vediamo in possesso di palla e che ha toccato lì dietro il portiere Van Breukelen. Valks, De Boer, Wouters, parte il lancio ancora verso De Boer che non controlla. Avviciniamo al quarto d'ora di gioco nel corso del primo tempo, risultato di 0-0, vedete Baggio, Bergomi, parte il lancio profondo, c'è Kuman, Valks, Winter, Blind, con calma, ancora su Valks, da questi a Rambo Kuman, uno dei due fratelli Kuman, l'altro Erwin, non c'è in quanto si è dichiarato infortunato. Gran tifo alla favorita. E ora i tifosi palermitani si esercitano nella ola mentre osserviamo Vich che in possesso di palla mette dentro un insidioso pallone che è controllato da Winter. Winter lo gioca su Van Basten. Van Basten ha il problema di girarsi, vedete il raddoppio degli azzurri, palla fuori, il guardaline è piazzato nei pressi, segnala che il pallone è terminato fuori, mentre questo signore è Rinus Michels.
Marotta. De Agostini, Marocchi, De Agostini, combinazione tra i due juventini, scatta Bergamo, il suggerimento del proprio Schillaci, che vince il contrasto, sempre Schillaci, si gira, converge, tocca su Baggio, tentativo di passaggio in finezza, chiudono i difensori olandesi, Gilaus, Blind, Koeman. Vedete il suo lancio precisissimo, la copertura di Marocchi. Intervento di Bergomi a gamba tesa, calcio di punizione per l'Olanda. Sempre pregevoli i suggerimenti di Koeman, che ha una battuta efficacissima e molto precisa anche sulla lunga distanza. Buon affondo intanto di De Boer, parte il suo cross che si spegne a fondo campo. Non è successo nulla di particolarmente rilevante, rivediamo De Boer, avete visto la sua buona finta su Baggio che lo disturba, De Boer controlla ancora, poi va al cross, lo angola troppo, la palla termina a fondo campo da quest'altra parte. Ferri, Maldini, non riesce ad agganciare Schillaci, Koeman, Wouters, Blind, Wouters che inciampa sul pallone, ma ha già avuto modo di dirvi come il fondo del terreno sia particolarmente insidioso. Il lancio intanto di Valks colpisce Donadoni mentre si sta preparando Bjerkovud. Evidentemente Riccardo Ferri continua a risentire della botta rimediata ed è pronto ad entrare in campo al suo posto Bjerkovud. Gilhaus, Wouters, De Boer, ha giocato molto bene finora De Boer, ma è Baggio su di lui che gli ruba il pallone. De Boer lo mette giù, c'è calcio di punizione. Marocchi per Baggio, parte il lancio a cercare Schillaci. Schillaci viene fermato e poi c'è questa rovesciata un po' avventurosa ma efficace di Blind a favore del proprio portiere. Ecco Pietro Bjerkovud. Wijnke, Wouters, Koeman, Wouters, Valk, batte lungo Valks, stacco di Ferri e De Agostini, mette giù, buon pallone, lo dà Maldini, raddoppio De Agostini, Marocchi. Avanzano ora gli azzurri, accompagna anche Baresi, palla dentro per De Napoli, va De Napoli sul fondo, tocca fuori a Baresi, destro di Baresi, porta vuota e incredibilmente gli azzurri non riescono a rimanere in gol a coronamento di una stupenda azione in contrappiede. Avete visto il portiere che era riuscito a respingere il tiro di Baresi, la porta era vuota, ha tentato Baggio mi pare di rimanere in gol, ma ancora insistono gli azzurri con lo stesso Baggio di fronte a Winters, mette in mezzo, c'è una respinta, Wouters. Momento molto bello al 20° del primo tempo con una arrembante azione azzurra. Van Basten intanto, parte il cross, c'era fuori gioco, si prosegue per il vantaggio. De Agostini, Bergomi, Schillaci, buono il tocco di prima su Maldini, cazzo Maldini, cerca Baggio, Baggio sguscia via Koeman che lo sgomita, punizione ancora. Rivediamo, osservate Baggio che controlla, gli si avvicina Koeman,
lo aggira, Baggio torna su di lui, Kuman, vedete la bracciata, calcio di punizione, sostituzione, esce, lo vedete inquadrato, Riccardo Ferri, entra Pietro Biercolo. Donadoni, Donadoni punta Winter, ancora punizione. Naturalmente il gran tifo per la nazionale si combina al tifo per il Palermo, Palermo che ha cominciato ottimamente il campionato di Serie C1. Parte il cross di Baggio, mucchio in area, stuca Maldini, ma mette sul fondo. Maldini è ancora giovanissimo, ha già 26 presenze con la maglia della nazionale maggiore, mentre Vichke taglia questo lungo suggerimento per Blind, che ha un arresto difficoltoso con Adori, da Zenga, da questi a Baresi. Speriamo che Ferri non abbia accusato un infortunio grave, si vede che l'Inter è alle prese serie di giocatori infortunati dopo il pressionante. Ecco intanto Baggio, Baggio che dà a Biercovod, parte il cross di Biercovod, tra poco Biercovod ha subito una opportunità dopo il mondiale. Blind, Valks, De Boer, Biercovod, Van Basten, Gielhaus, verso Van Basten, palla fuori. Zenga. Fino a questo momento piacevole, vi ripeto che si gioca in condizioni ambientali difficili, la giornata è stata caldissima e tuttora la temperatura è molto elevata. Schillacci intanto, siamo a metà del primo tempo a Palermo, 0-0 tra le nazionali Italia e Olanda, mentre Donadoni offre il pallone a Baresi, parte il suggerimento profondo di Baresi, non ci sono maglie azzurre da quella parte. Van Breukelen, lunghissimo il suo rilancio, vedete che raggiunge Zenga. Maldini, De Agostini, sono delle assenze naturalmente di rilievo della nazionale italiana, oltre ai citati Berti e Ferrara che erano stati convocati ma hanno dovuto rinunciare per i consigli per la domenica scorsa. Mancano Spialli, Giannini intanto viene pescato in azione fallosa. Baggio, Kuman, De Boer, ma De Boer lo ferma Biercovod. Ultimo tocco di De Boer, se no, anzi c'è un calcio di punizione perché è rimasto a terra Biercovod. Impatto e Biercovod dolorante alla caviglia destra. Ecco che rivediamo l'azione, vedete De Boer lo anticipa Biercovod e in ritardo De Boer che colpisce il giocatore sampdoriano. Intanto le affollatissime tribune della rinnovata favorita.
piedi di arbitro. Si riprende con il calcio di punizione a favore della nostra nazionale, mentre ne approfittano un po' tutti per dissetarsi. Marocchi. Maldini. Alto per Donadoni. Kuman. Blind. Gulli. Blind. Valls. De Boer. Valls. Kuman. Ancora Valls. Marocchi. Baresi, troppo lungo forse, Baresi comunque riesce a conquistare il pallone. Baggio, De Agostini, Baresi, De Napoli. Schillaci, De Napoli, Vizquez di lui in vantaggio, lo aggira bene Vizquez, fallo di De Napoli. Valks, Vizquez. Kuman. Bjerkovod sgaccia il pallone per Maldini. Baresi. De Agostini. Marocchi. Pallo su di lui di Vizquez. Marocchi gioca praticamente al posto di Giannini. Maldini. Donadoni. E c'è ancora un brutto intervento di Wouters. Valks. Preparano con molta pazienza l'azione di difensori olandesi nell'attesa che si apra qualche varco per il lancio lungo di Kuman. Vedete che è sempre molto preciso il punto di testa di Bandura a favore di Gilhaus. Gilhaus per Gullit, non ce la fa. Siamo sullo 0-0. Ed ecco Stefano Tacconi, uno dei personaggi più rappresentativi del Club Italia. Rimbalzo ancora irregolare che trae in inganno Marocchi, il tocco di dietro e di Wouters per Van Breukelen, da questi a Vizquez. Gullit. Wouters. Valks. Blind. Van Basten, ottimo il tocco per Wouters. Tocco ancora per Van Basten. E suggerimento molto bello per Gullit, che però è in posizione irregolare. Bergoglio. Baresi. Accompagna Bergomi, eccolo servito, va a chiudere su di lui Gilhaus, tenta di aggirarlo Bergomi, operazione non riuscita, ripartono gli olandesi. Gullit, Wouters, Kuman, Vizquez, scatta da quest'altra parte Blind, ecco il lungo lancio verso il terzino che però non può raggiungere il pallone. La rimessa di Maldini per Zenga. Superata la mezz'ora di gioco nel corso del primo tempo, risultato di 0-0 alla favorita di Palermo. Gara amichevole che apre praticamente la stagione della nostra nazionale. Schillaci. De Napoli. Baresi verso Schillaci, buon pallone, tiro fuori. Ottima imbeccata di Baresi per Schillaci, che ha battuto con grande tempestività alzando però la mira. Vedete che la grafica ricorda che Totò Schillaci è stato capocannoniere agli ultimi mondiali con 6 gol. Rivedete la sua battuta, è costretto un po' ad allungare la falcata. Sinistro per Van Basten. Bergamo.
Baresi, De Agostini, Bjarkovod, Bergomi, si libera Maldini da questa parte, suggerimento invece per De Napoli, Baresi, Marocchi, scatta Bjarkovod, ecco il servito, De Napoli, si allunga un po' il pallone, De Napoli finisce per perderlo, ma Van Basten non lo può controllare, così che Bergomi lo gira su Baresi, batte lungo Baresi, fuori gioco di palla. Vichke, De Boer, farà Vichke, De Boer non farà rischi e chiama in causa il lontano Van Breukelen. Fuman, libero del Barcino. Lì intercetta Maldini, Wouter gira ma c'è Baggio. Baggio tenta il controllo, l'impressione che il terreno sia davvero molto insidioso anche sul pallone giocato in controllo dai giocatori, molto spesso il rimbalzo è irregolare. Ecco Van Basten a di fronte Baresi, parte il cross Van Basten, attenzione c'è Vichke che tenta lo stacco, De Napoli, ora Rinus Bergomi, Donadoni, il solito Donadoni in varia da una parte e dall'altra nel tentativo di trovare dei corridoi, sono schierati a zona i difensori olandesi che sono assai abili a stringere le marcature. La rimessa di Blind, ritmo che è direi inevitabilmente sceso dopo le battute iniziali molto veloci, palla che termina fuori, Bianco De Maldini contemporaneamente su Van Basten, calcio di punizione, Blind per Koeman, Wouters, scatta ancora Blind, la chiusura è di Baresi che tocca il calcio d'angolo, però Baresi era stato vistosamente disturbato da Blind che in ritardo ha allungato il piede. Ecco che rivediamo, vedete il lancio di Wouters è per Blind e vedete che è nettamente disturbato Baresi dallo stesso Blind, l'arbitro comunque non ravvisa l'irregolarità, c'è calcio d'angolo per l'Olanda, lo batte Vichke. De Agostini, ancora Vichke, nuovamente sfiora De Agostini, sbuca poi Baresi, palla per Baggio che però si fa anticipare da De Boer, colpo di tacco, Bergomi, Baggio, scatta velocissimo a sovrapporsi Donadoni, eccolo servito, su Donadoni va a chiudere Koeman, parte il cross di Donadoni, colpo di testa di Vichke che copre molto bene, la palla per Gilhaus. Bergomi, De Napoli, De Agostini, Maldini, Baggio, si gira ottimamente Baggio, palla per De Agostini, non è il suo piede, Schillaci, poi Baggio, prova, ribattuto ancora il pallone, Maldini, pallonetto, ma il portiere Van Breukelen sventa. Avete visto, c'è stato un attimo in cui De Agostini ha avuto praticamente l'opportunità di battere a rete, ecco che rivediamo il tutto, vedete Baggio che dà il pallone a De Agostini, De Agostini si inserisce bene ma ha il pallone sul destro che non è il suo piede, poi Schillaci che ha un controllo un po' difficoltoso, il colpo di testa è di Valks, la gran battuta è di Baggio che colpisce ancora un giocatore olandese e precisamente Valks che è a terra, gioca un po' a sprazzi la nostra nazionale mentre vedete inquadrato il presidente federale Matarrese, davanti a lui il vice commissario Allaia, Matteo Lombardo,
palla restituita intanto agli olandesi e Blind la dà a Van Breukelen. De Boer, Bischke, Gullit, Wouters, Bjerko che ferma ma in modo irregolare Van Basten, Gigi Riva. Come? Riva sempre la funzione di coordinatore tra la squadra e gli organi tecnici. Attenzione Wouters, la ferma benissimo Maldini, poi De Agostini, ancora Maldini all'indietro per Bjerko. Donadoni, Barocchi, De Napoli, Bergamo, Barocchi in posizione di ala destra, lascia a Donadoni, Donadoni c'è Gulli, Schillaci, e c'è una irregolarità ai danni di Donadoni da parte di De Boer, gioco fermo e punizione per gli azzurri. De Napoli combina con Donadoni, Donadoni da Bergomi ma la toglie in controtempo. Siamo sullo 0-0, mancano poco più di 5 minuti alla conclusione del primo tempo. Era stato un brillante avvio dell'Olanda che ci ha messo un po' in difficoltà nei primi minuti di gioco, poi alcune spumeggianti azioni degli azzurri. Da qualche minuto il ritmo è decisamente sceso. Intanto c'è ancora un intervento giudicato irregolare di Bjerko dai danni di Van Basten, batte la punizione Vitschke a favore di Blind. Gullit, Gullit gioca piuttosto arretrato su Gullit, il fallo di De Napoli, mentre in posizione più avanzata sono Van Basten e Hillhaus. In pratica un 4-4-2 lo schieramento proposto da Mikkels. Parte il cross, attenzione Van Basten da verso Gullit, all'indietro il controllo molto efficace di De Napoli per Zenger. In partenza Mikkels ha dichiarato che avrebbe schierato la sua squadra con un 3-4-3, in effetti l'Olanda, anche se naturalmente c'è notevole interscambiabilità di ruoli e compiti, è disposta secondo un ortodosso 4-4-2. Donadoni, De Napoli, Vichia, Van Breukelen, Valls, Koeman, Tinter, bravo, ancora Blink, Koeman, serve la disposizione dei compagni, vede se c'è la possibilità di operare il lancio lungo, calibra invece verso Hillhaus, gira bene Hillhaus, da Gullit, Gullit all'indietro per Wouters, parte il lancio su Van Boer e spinge efficacemente sulla fascia sinistra. Ecco che arriva anche Vichke al limite dell'area, parte il cross, Bergomi, palla sfiorata di testa recuperata da Gullit, c'è ora De Agostini su di lui, ancora Bergomi mette fuori, Baggio, Baggio lavora in dribbling il pallone, lo cede a De Agostini, questo è lì dietro a Donadoni, anche Donadoni va al dribbling, poi effettua il pallonetto verso Maldini che prolunga su Schillaci, Schillaci gira in mezzo ma non ci sono compagni. Koeman, Vichke, Koeman, Blind, Valls, Koeman, Blind. Due minuti al termine, fuori gioco di Gullit. Vedete Ruud Gullit,
sta giocando con buona continuità, la lunga assenza naturalmente lo ha un po' arrugginito, tuttavia sul piano fisico sembra completamente recuperato, mentre Maldini avanza, combina con De Agostini, quale chiama in causa Marocchi che gli restituisce il pallone. Donadoni, Donadoni dentro ancora a cercare De Agostini, stacca Wolters a mettere in palla laterale. De Agostini, Maldini, c'è Donadoni libero, eccolo servito, parte il cross di Donadoni, Schillaci giù e controllo a seguire di Schillaci, termina a terra dopo un contatto con l'avversario. L'arbitro Petrovic è ben piazzato, ordina a Schillaci di alzarsi in piedi e si prosegue. Flint, Fuman, Wouters, De Boer, Vichke verso Van Basten, bello il tocco di Van Basten per Blind, ma bello anche l'intervento in copertura di Baresi che dà Donadoni e si sgancia. Baresi dentro per Baggio, non filtra il pallone, scatta però Baggio, porta l'uomo, Baggio, gol! Gol di Baggio, promessa di Baggio, su grande iniziativa di Baresi, esplode la favorita al 44esimo abbondante del primo tempo, Roberto Baggio con un'azione delle sue porta in vantaggio l'Italia. Ecco Van Breukelen, grandissima iniziativa di Baresi che dopo aver chiuso una pericolosa azione avversaria è venuto in avanti, avete visto il suo suggerimento per Baggio, pallone sfiorato da un avversario, Baggio per anticipa Kuman, aggira Van Breukelen in uscita, mette dentro 1-0 per l'Italia. Ancora il prezioso suggerimento di Baresi, vedete che Blind sfiora il pallone, Baggio, vedete la sua finta di corpo a sbilanciare Van Breukelen, il gol, 1-0 per l'Italia, bravo Baggio. Ancora è un gol alla Baggio, è proprio il caso di dire. Mentre ora il tempo è praticamente scaduto, c'è questa iniziativa pericolosa degli olandesi, Mazenga va a scegliere il tempo su Gilaus. Marocchi, Bjerkovod, perso il pallone, Gilaus, ora Vichke, Van Basten, Bjerkovod su di lui, scatto di Bjerkovod che anticipa Van Basten e deposita il pallone a Zenga. Ed ecco il fischio del signor Petrovic che manda le due squadre negli spogliatoi, si è infiammato d'entusiasmo lo stadio palermitano della favorita proprio in queste fasi conclusive. Amici sportivi alla visione e all'ascolto, eccovi collegati di nuovo con la favorita di Palermo dove sta per avere inizio il secondo tempo nel quale ci sono alcune novità della nostra squadra, a cominciare, lo vedete inquadrato dalle telecamere guidate da Tomasetti, proprio Stefano Tacconi al posto di Walter Zenga. Ed è in campo anche Crippa al posto di De Napoli, avevamo visto Crippa riscaldarsi durante l'intervallo. Crippa tocca il suo primo pallone, Marocchi, parte il lancio in profondità di De Agostini ed è subito in azione Schillaci, non mi pare che ci siano state sostituzioni nelle file olandesi, il lancio di Schillaci è per De Agostini, travolta Baggio, calcio di punizione, fallo di Winter su Baggio, a terra proprio Baggio, autore del gol che ha sbloccato il risultato nella parte finale del primo tempo proprio in chiusura. Si rialza Baggio mentre viene in avanti Bjerkovod e retrocede a coprire la sua posizione di difensore centrale Massimo Crippa. Crippa ha rilevato il compagno di squadra De Napoli, Crippa è un figlio d'arte Massimo Crippa, parte il cross, palla fuori, Marocchi, De Agostini, pallonetto in area, ma sono ben piazzati i difensori olandesi, vi dicevo di Massimo Crippa, figlio di Carlino Crippa che ha giocato anche con il Palermo.
basta. Vichga, bene De Agostini. Schillaci, combinazione tra i due Juventini, ma il lancio è troppo lungo, così che fa in tempo a chiudere Falks. Van Breukelen, Koeman, Blind, Koeman, Valks. Solita manovra per linee esterne dei difensori olandesi, ora Vichke, ancora De Boer, colpo di testa di Van Basten, Bergomi, arbitro Marocchi. De Agostini. Poi Maldini. Quindi la palla è a Marocchi, Marocchi per Baggio, Baggio combina con Schillaci, da Schillaci a Marocchi, da Marocchi a De Agostini, ecco Donadoni, Donadoni punta, Wouters va in profondità, Donadoni si ferma, mette in mezzo un buon pallone, Van Breukelen su Schillaci. Valks, Gullit, Blind, tenta di farsi vedere Van Basten, eccolo servito, marca su di lui Bjerkovod, raddoppio di De Agostini, Van Basten riesce a dare a Gullit ma resta colpito. Negli sviluppi dell'azione, gioco fermo e punizione comandata dall'arbitro jugoslavo Petrovic a favore dei Culipani. Ecco che rivediamo, vedete Van Basten tra De Agostini e Bjerkovud, affonda il take Bjerkovud in maniera pallosa, calcio di punizione, batte Koeman, Crippa, buono il lavoro di Crippa, Schillaci, va via Schillaci molto bene tra due avversari, ovazione del pubblico, palla per Donadoni, accompagna sulla sinistra De Agostini, dentro il pallone per Schillaci, tiro, palo, clamoroso palo, e poi ancora Baggio alla ricerca del pallone, clamoroso palo colto da Schillaci, lo vedete inquadrato e sentite la favorita, rivediamo, vedete Donadoni, splendido il suo suggerimento a tagliare la retroguardia avversaria, si coordina Schillaci e il suo tiro accoglie in pieno il palo. Koeman, rivediamo ancora il prezioso suggerimento di Koeman, la grande esecuzione di Schillaci, Van Breukelen battuto, ma c'è il palo, intanto l'Olanda viene in avanti con Gullit, Gullit deve vedersela ora con Baresi, sbaglia il tocco, De Agostini, Baresi, Baresi, Baresi poi di finezza su Gullit, Maldini, ora la partita è vera, incandescente, c'è un'opportunità per Gilaus, parte il tiro a fondo campo, ottima via di ripresa, 5 minuti di gioco, si scalda intanto anche Mancini, eccolo inquadrato Roberto Mancini, talento indiscusso del nostro calcio, non sempre ha avuto le opportunità che forse meritava, ora sta per scendere in campo qui a Palermo mentre vediamo Marocchi che porta il pallone, lo dà a Crippa, Schillaci anticipato da Koeman, c'è fallo di Schillaci che in ritardo ha alzato la gamba, sgarato il raddoppio in avvio di ripresa degli azzurri proprio con Totò Schillaci, mentre in azione Blind, Kimper, Vichke, De Boer, Vichke, verso De Boer, Crippa su di lui, anticipo di Bergomi, lancio immediato per Van Basten, ma c'è ancora Baresi, Van Basten, ora Bergomi, si spingono i due, palla in mezzo, De Agostini, arresta e rilancia, Koeman,
fatto con molta determinazione l'Olanda in questa fase d'avvio della ripresa. Parte il salto lungo destro di Koeman, Gullit in posizione irregolare, precisissimi comunque i lanci di Rambo Koeman, mentre l'inquadratura è riservata all'inconfondibile sagoma di Ruud Gullit. Parese Viercolo, Inter protegge il pallone dallo scatto di Baggio, effettua la rimessa su Koeman. Fiora Baggio, palla fuori, rimessa di Blind. Ordinando il cambio della rimessa. Maldini è ora ad operarla. Donadoni, Maldini, scatto di Maldini, molto buono, parte il cross in controtempo, tutti attaccanti e difensori, il primo ad arrivare sul pallone è Crippa, lo gioca a favore di Marocchi, combinazione ancora con Crippa. Crippa costretto a retrocedere, lo attacca regolarmente De Boer. Parisi, Marocchi, Crippa, è segnalato un fuorigioco dubbio a Schillaci. Buona comunque la direzione del signor Petrovic, che si avvale della collaborazione di Cholic e Utiesinovic, pure jugoslavi naturalmente. Ranza intanto Blind, parte sicuramente per Van Basten, angolo. Spigoloso al solito, direi, il duello fra Viercolo e Van Basten. Si conoscono molto bene i due, molto molto spesso giocano l'uno contro l'altro, sono scintille. Va a battere dalla bandierina Vichiger. Mette fuori De Agostini, il pallone per Schillaci. Schillaci tenta la combinazione con Baggio, carambola il pallone all'indietro su Koeman. È dotato di un calcio veramente straordinario, ma non è molto veloce, avete visto proprio in occasione del gol segnato da Baggio nella fase finale del primo tempo. Ecco ancora Rambo Koeman ed ecco il suo pallone fiondato in profondità, l'ottima copertura da parte di Schillaci, che poi però non può tenere in campo il pallone. Gilhouse, Blind, parte il cross, stacca la pasta Gullit, carambola al limite dell'area con calma Maldini, fuori per Donadoni. Va al dribbling Donadoni su De Boer che lo mette giù, punizione. Buona partita di Donadoni. Continua intanto a fare molto caldo, cambio. Ecco Roberto Mancini. C'è una sostituzione anche nelle file degli olandesi. Esce Koeman ed entra in campo Rutjes. Ed esce Gilhous ed entra in campo Vanenburg. Anzi no, Rutjes dovrebbe essere Vanenburg, sì. Mentre ora esce Donadoni ed entra in campo Mancini. Ecco un pallone per Baggio intanto. Si gira Baggio ed ha Mancini. Mancini è un altro grande talento, tocca verso Bergomi, intuisce però le intenzioni degli azzurri De Boer e costringe in pratica il fallo Bergomi. Allora
sì, c'è Vandenborg in campo. Vandenborg e Ruti è al posto rispettivamente di Gilaus e di Ronald Koeman. Wolfers verso Gullit, sul quale in anticipo Maldini. Fallo di Gullit. Maldini per Tacconi. Minuti e mezzo di gioco nel corso della ripresa, Italia 1 Olanda 0. Gli olandesi sono campioni d'Europa. Intanto affonda il take Bischke, giudicato regolare l'intervento. Van Basten cerca ancora Bischke, ma c'è Mancini. Mancini tocca su Fritta, poi Van Basten si gioca sullo stretto, il pallone termina fuori. Palla per Marocchi, il tiro colpisce un avversario, azione ancora pericolosa dell'Olanda. Winters, Gullit e Maldini, più alto Maldini, poi il colpo di testa di Blind, ancora altissimo Gullit, mischia fuori botta Gullit, tiro col corpo, respinge Baresi. Maldini, De Agostini accompagna in sovrapposizione, eccolo servito, attenzione al fuorigioco ora, De Agostini, Baggio. Baggio fermato, alimenta comunque la nostra azione. Ora Mancini, il lancio di Mancini sfiorato da un avversario, Baggio lo lascia terminare in fallo laterale, rimessa a zona. Partita indubbiamente gradevole, non si stanno a perdere gli olandesi. Per la rimessa arriva Maldini. Mancini, Maldini, parte il cross, Van Breukelen. Wouters, Winter, finta bella di Winter, poi impostazione su Gullit, Witschke, viene a sovrapporsi De Boer, sempre molto bravo negli inserimenti, prova Witschke, c'è Tacconi. Applausi a Tacconi, scrosciante non per la difficoltà della parata, ma indubbiamente a testimoniare di una simpatia indiscussa che gode il portiere della Juventus, rilevato, che ha rilevato in questa ripresa Zecchi, Bergamo, Crippa. Mancini, bellissimo il tocco verso Schillaci, immediato il passaggio di ritorno. Però gli olandesi sono molto attenti, Wouters, Witschke, ecco uno Vandenborg, parte il cross di Vandenborg per Blind e c'è Bergomi che ostacola Van Basten. Vede Marco Van Basten, rivediamo. Cross di Van, di Blind, lo vedete a centro area. Bergomi e Vandenborg, intanto c'è le immagini ancora in diretta, non si capiscono Crippa e Schillaci, d'altra parte anche comprensibile, i due probabilmente non hanno mai giocato assieme. Wouters, Winter, Blind, Vita, Vici, palla dentro per Vandenborg, Baresi al rinvio, poi al controllo, elegantissimo il palleggio per Mancini, bene anche Mancini, messo giù da Wouters, finezze dei nostri. Ora in panchina c'è solo Casiraghi, non è escluso che venga utilizzato nella fase finale della partita da Vicini per quello che sarebbe il debutto ufficiale
Ora è Winter che tocca un pallone pericolosamente per Van Breukelen, che stava uscendo di gran carriera. Il portiere comunque riesce a bloccare. Wouters, Blind, ancora Wouters, Winter, De Boer, rinvia di Bjarkovic, poi rimpallo Van Basten, Mancini tocca il pallone, Mancini anticipando Van Basten, sbagliato stavolta il rinvio di Baresi, De Boer, Vichke, De Boer all'indietro per l'altro nuovo entrato Rutjes, da questi a Wouters, Wouters molto largo per Blind, va a chiudere Maldini, palla ora per Vandenborg, Wouters, Vichke, finta al cross, poi lo effettua, alto, Maldini, di petto, Tacconi, ancora Maldini, 17 minuti e mezzo di gioco nel corso della ripresa, risultato sempre di 1-0 per l'Italia, con l'Olanda che sta producendo il suo sforzo nel tentativo di raggiungere la parità. Bjarkovic, 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 Baresi, Marocchi, buona la finta di Marocchi, Crippa, Marocchi, Mancini, carezza il pallone, lo dà quindi a Marocchi, Marocchi affonda, seguito da Vichke, dà in profondità verso Schillaci, ma chiude Rutjes preoccupatissimo mettendo in calcio d'angolo. Vedete Rutjes, palla per Schillaci, parte il traversone calibrato su Crippa, il quale di petto da Marocchi a De Agostini, da questi ancora a Crippa, da Crippa all'indietro su Maldini, si avvicina anche Baggio, Maldini lo serve, Bjarkovic, Marocchi, Baresi, Bjarkovic attaccato da Gullit, Tacconi, da Bergomi, ancora Tacconi, vi ripeto che si gioca in caldo asfissiante, anche se naturalmente calato il sole la temperatura si è leggermente abbassata. Rutjes intanto da Blind, Gullit, anticipo di Bjarkovic, fallo di Gullit, continua a essere buona senza sbarature la direzione arbitrale del signor Petrovic, che d'altronde ho più volte visto in campo internazionale dirigere sempre in maniera egregia. Palla ora per Baresi, determinante la sua iniziativa, il colpo di testa bellissimo di Schillaci per Baresi, e c'è Baggio che è in fuorigioco, gol, ma è fuorigioco, è fuorigioco, grande azione dei nostri, ma Baggio era in posizione irregolare, bellissima comunque la fase di preparazione e anche tutto sommato l'esecuzione di Baggio che era in posizione irregolare. Blind, Wouters, Van Basten, gioca con molta determinazione, Blind, parte il cross a cercare la testa di Gullit che difatti smetta, Vichke, Schillaci, poi va velocissimo Schillaci con Vichke che però è in vantaggio e Schillaci pensa disperatamente di impadronirsi del pallone, commette fallo, punizione battuta da Valks, ora Blind, Rutjes, Wouters, ecco il difensore centrale che si sgancia, da dentro a Gullit,
si gira Gullit, effettua il traversone, crippa Mancini pericolosamente, ma molto bene De Agostini, Maldini, Viarcovo, Mancini, Baggio, Crippa, Baggio troppo lungo forse, finta, Brutti, il giocatore vedete molto macchinoso, Blind, 22 minuti di gioco nella ripresa, la favorita di Palermo 1-0 per l'Italia in questa amichevole con la nazionale campione d'Europa d'Olanda, palla ora per gli olandesi, Vanenburg, Vanenburg, Fischke destro fuori, prepara bene Vanenburg, ricorderete sicuramente Vanenburg che ha preparato l'esecuzione, come rivediamo, vedete il suo lavoro, questo è Vanenburg, fa il dribbling, poi offre di tacco il pallone a Fischke per questo tiro che termina fuori. Vi dicevo che Vanenburg all'inizio della scorsa stagione è stato al centro di un caso clamoroso, sembrava dovesse andare alla Roma, poi il trasferimento non è stato perfezionato, ci sono state proteste del club giallorosso, intanto c'è Ruties che colpisce di testa dando a Blind, ancora all'indietro su Falks, Ruties, Ripper, Ruties, Bouters, Valentin, Blind, suggerimento per Bouters, Bouters sembra questo traversone, tenta la controbattuta dal lato opposto del Dur, ma mette sul fondo. Adesso sta scaldando intanto anche un altro giocatore olandese. Mentre Zoptica Viergovo. Viarcovod ha rilevato l'infortunato Ferri e ora a sua volta è rimasto contuso in questa azione, si avvia verso il bordo del campo, arrivano Ferretti e della casa a soccorrerlo. Italia in 10, Viarcovod è a bordo campo, il colpo di testa è stato di Bouters, la palla è controllata da Blind, data a Vanenburg, ecco Vanenburg che va via sulla destra, tocca in profondità cercando Van Basten, Van Basten e Baresi, taglia la strada Baresi al compagno di club e la palla è a fondo campo, Viarcovod vedete ha qualche problema alla caviglia sinistra, era stato colpito già nel corso del primo tempo alla caviglia, rientra, ci vuole altro per fermare un giocatore roccioso e dalla grande volontà come Viarcovod, rinvio di Tacconi, colpo di testa di Fischke, isolato in avanti Schillaci, ha toccato Ruties, eccolo ancora in possesso di palla, tocca centralmente a favore di Valks, da questi a Blind, Bouters, intercetta De Agostini, Bouters ora su Ruties, ancora Bouters, Ripper, giocatore molto diligente, Blind, parte il cross verso Ripper, Marocchi angolo, vedete Pierluigi Casiraghi è rimasto da solo in panchina, è arrivato ora il dottore Massimo della casa, mentre l'Olanda va a battere angolo, c'è sostituzione delle file olandesi, esce De Boer ed entra Bergkamp, parte il tiro di Fischke, palla pericolosamente in area e c'è il gol annullato probabilmente per fallo di mano, aveva messo dentro Van Basten ma probabilmente aiutandosi con un braccio,
rivediamo il tutto, vediamo se riusciamo a decifrare qualcosa. Vedete, c'è un primo colpo di testa e poi sì, ma basta, che tocca con un braccio. Non ha nemmeno protestato Van Basten, d'altronde il gesto non è stato plateale, istintivo più che altro. Wouters, l'Olanda però è molto intraprendente, si vede che vuole il pareggio. Ottimo il tocco di Vanenburg a favore di Wouters, avanza Wouters, tocca in profondità a Parisi, Marocchi, Crippa, Marocchi, Baldini ora in velocità con Winter, termina giù Winter, anzi Mancini era, l'azione del giocatore italiano è giudicata irregolare. Ecco che rivediamo, sì, vedete che Mancini probabilmente si trova un braccio dell'avversario a disposizione da un piccolo sprattone. Intanto va via Bergkamp, tocca Van Basten che non trova il tempo, Vandenburg fuori a favore di Vichke, parte il cross di Vichke, esce Tacconi, il pallone è suo. Soffre un po' l'Italia questo ritorno orgoglioso degli olandesi, il colpo di testa di Valls, quest'altro di Crippa, la palla messa giù da Mancini. Crippa, e dalla fondo Crippa entra in collisione con Vichke, punizione. Batte Mancini. A Baggio. Baggio di fronte a Rudiers. Parte il cross, c'è un fallo di mano, l'arbitro Petrovic fa chiaramente cenno di aver visto, ma di giudicare involontario l'intervento. Vandenburg, Wouters, c'è fallo di De Agostini su di lui. Batte la punizione Rutiers, imbeccando sulla destra Blind. Lunghissimo il traversone verso Gullit che riesce a colpire il pallone, ma naturalmente non in modo preciso, era altissimo. Crippa, Baggio, bella l'azione di Baggio, Mancini verso Baggio, leggermente troppo lungo, Rutiers, Wouters, grande lavoratore del centrocampo e vedete anche di qualità. Vichke, Wouters, Van Basten, gira Mancini, Marocchi, buon lavoro di Marocchi che si gira molto bene, lo strattona mettendolo giù Vichke. Rivediamo, vedete Marocchi e Vichke che si aiuta irregolarmente. Avviciniamo la mezz'ora di gioco nel corso del secondo tempo, il secondo tempo che ha visto una prevalenza degli olandesi che hanno tentato in tutti i modi di portarsi in avanti, sono resi anche minacciosi, Parisi, ma c'è da ricordare il palo clamoroso colto proprio in avvio della ripresa dai nostri, tenta Crippa intanto con questa battuta da fuori. Va bene. Vichke, Wouters, Rutiers, Valks, Blind, Vandenburg. Giocatore di buona tecnica individuale, c'è fallo di De Agostini. Battuta, Bergkamp, Blind, parte il traversone, Crippa,
Mancini, Crippa e Baggio e Mancini con Winter che mette fuori. Rischiano qualcosa questi palleggi eleganti in fase di disimpegno. Ancora un ottimo tocco verso Schillaci da parte di Baggio. Su Schillaci c'è stato il fallo di Valks. Superata la mezz'ora di gioco della ripresa, risultato sempre fermo sull'1-0 a nostro favore, con Mancini che va alla battuta per Baresi. Su Baresi Bergla, va Baresi, si ferma, non ha però compagni che lo aiutino nei pressi, trova Marocchi, applauso, Marocchi. Baggio, rinvio di Valks, Vandenburg, Bergkamp. Vedete le difficoltà di controllo del pallone sul terreno molto insidioso. Rutjes ha dato a Blind, Wouters, Winter da quest'altra parte, eccolo. Vichke, Rutjes, Blind, manovra d'approccio molto lenta degli olandesi, poi c'è il cross di Blind, colpo di testa di Bjerkovud, Winter sul pallone braccato da Crippa, palla dentro per Van Basten, pallonetto di Van Basten, esce Tacconi, gli sfugge il pallone, ma c'è prontissimo Maldini. Valks, Rutjes, Blind, fa gioco d'attacco continuo l'Olanda, Gullit, palla fuori. Secondo tempo, quale delle due squadre hanno dimostrato di essere sicuramente condizionate dal gran caldo, mentre ora esce Wouters, uno tra i migliori negli olandesi, ed entra in campo Fraser. Marocchi, Mancini, buono il pallone di Mancini, ma buono anche l'intervento in copertura di Valks, che tra tutti i difensori centrali schierati dall'Olanda è stato sicuramente il migliore. Mancini ha tentato il recupero, non riuscito, Vandenburg ora per l'Olanda, Blind accompagna sulla destra, va a chiudere su di lui Maldini, arriva a sostegno il nuovo entrato, quindi il pallone è dato a Bergkamp, da questi a Blind, Bergomi d'anticipo su Van Basten in palo laterale. Per la rimessa è pronto Vanette. Secondo tempo tutto di contenimento della nostra nazionale, al cospetto di una formazione olandese apparsa addirittura più motivata che al mondiale. Blind, Vandenburg, tira Tacconi. Il rinvio di Tacconi, salza ora il vento, palla per Crippa, abbiamo rivisto intanto la precedente azione, Mancini cerca Baggio Marocchi, buono il dribbling di Marocchi, palla per Crippa deve inseguire il pallone, praticamente guadagna una rimessa laterale sulla deviazione di Fresel, rimessa dello stesso Crippa. Baggio resiste all'attacco di Winter, si defila Schillaci, eccolo servito Schillaci, alza per Maldini, il quale mette in mezzo Winter. Baggio ha atteso lo scatto di Schillaci e lo ha servito in posizione un po' decentrata.
colpo di testa di Bjarko, tanto fa terminare il pallone in fallo laterale. Mancano meno di 10 minuti alla conclusione della partita e al termine già Piero Galeazzi dovrebbe riuscire ad effettuare delle interviste a bordo campo. Vanenburg in campo, Bergkamp, su cui c'è Marocchi, parte il cross abbastanza insidioso, va a recuperarlo da quest'altra parte Gullit, che dà fuori a Vichke, contro il traversone di quest'ultimo e Baresi e Tacconi stentano. Di testa di Valks, posta ora Blind, che praticamente è venuto in mezzo alla posizione prima occupata da Wouters, mentre gioca da esterno Fraser, lunghissimo questo lancio, Tacconi trippa, Baresi trippa. E fallo su Baresi da parte di Fraser. Vede inquadrato l'arbitro Petrovic. Baresi è a terra. Metto in ritardo Fraser, è intervenuto su di lui. Prestigiosi sicuramente del nostro calcio, vede 47 presenze in nazionale, meno di tanti altri suoi compagni, ma c'è da considerare che a lungo Baresi è stato chiuso in nazionale con lo straordinario giocatore uomo, che ricordiamo sempre con grande commozione, che era Gaetano Scirea. Disse da Baggio, non è una gran notizia, sottolinea una volta ancora se fosse bisogno che qui a Palermo mi va a fare un gran caso. Tacconi, colpo di testa di Fraser, poi Mancini che viene disturbato da Blind, calcio di punizione. La palla lo stesso Mancini, accanto a lui anche Marocchi. Eccolo servito, Marocchi per Baggio. Baggio, e incredibilmente stavolta l'arbitro comanda il calcio di punizione a favore di Baggio. Tutto sommato in partenza aveva fatto fallo proprio Baggio, disturbando l'avversario in fase d'anticipo. Gli sviluppi poi il contatto è parso per danneggiato più Baggio, ma può darsi che anche in questo caso Petrovic avesse ragione. Fraser dalla parte opposta a Pinter, praticamente da esterno destro, eccolo in posizione di palla, gira in mezzo a Marocchi, arriva per la gran cannonata Vanenburg, nel pallone fuori, batte violentissimo di prima intenzione Vanenburg, la mira è sbagliata. Ecco che rivediamo, vedete Winter, la palla è rinviata da Marocchi, arriva Vanenburg, gira violenta ma sbagliato abbastanza nettamente la prospettiva nella quale vediamo il campo, ci aveva dato a pensare che il pallone fosse terminato più vicino alla porta di Tacconi. Tanto si lotta al centrocampo, Rutjes, questa ripresa l'Italia raramente è riuscita a orchestrare delle buone azioni, se non proprio nella fase iniziale quando c'è stato il palo di Schillaci. Vichke, Bergkamp, Baresi e poi Bjarkolo di palo laterale.
sofferta fase finale della gara per gli azzurri. Gullit palla fuori ed è Marocchi che l'allontana. Ruti è da quest'altra parte tutta schiacciata all'indietro della nostra nazionale a subire il forcing degli olandesi. Valks, Vandenburg e Bergkamp. Gullit, parte il cross, ma basta il taccone. Il gioco però è fermo, anzi no, l'arbitro dice che si può continuare. Ecco che rivediamo, Gullit, osservate che Van Basten probabilmente si aiuta in modo irregolare, vedete, su Bergomi, ogni buon conto, tacconi ha parato. E ora c'è Mancini, azione in diretta, va Mancini, mette in mezzo, e pallone recuperato da De Agostini, subentra Crippa, va ancora Mancini che ha di fronte a Rucchi e lo punta, sempre Mancini, taglia dentro per Baggio, fuori ancora per lo stesso Mancini, cross verso Schillaci, era in posizione regolare. Rivediamo, vedete pregevole la combinazione fra Mancini e Baggio, quale calibra il traversone cercando Schillaci, comunque era in offside. Vandenburg controllata, immagini in diretta. Gullit, Maldini, De Agostini, Biercolo, ma Biercolo non rincorre Gullit, azione giudicata regolare, Gullit da Van Breukelen, spinta, poi il lancio di Blind, esce al limite della propria area a tacconi, branca impresa da Baresi, da questi a Mancini, parte il lancio di Mancini a cercare Baggio, il colpo di testa di Valls, poi Fraser, ancora Winter, muove moltissimo, Crippa su di lui in angolo, avanza Ruties, avanza anche Valls, sono i due difensori centrali, mentre vedete Azeglio vicini, due lunghi della difesa olandese, Ruties e Valks in avanti, Vitschke dalla bandierina, Baresi, poi Berna, ancora Baresi, Schillaci, Baresi, Baresi si gira molto bene, fa fuori due avversari, scatta Schillaci, parte il lancio di Baresi verso Schillaci, Schillaci, Schillaci davanti al portiere che riesce a ribattere miracolosamente, ancora un grandissimo Baresi ha confezionato una palla gol per Schillaci che nonostante il disturbo degli avversari è sgusciato, si è presentato da solo davanti a Van Breukelen che l'ha fermato, attenzione ora ai Gullit nella nostra area di rigore, passo in fondo, Bergomi lo chiude, Crippa, Marocchi, perde la palla ma la riconquista, fallo a nostro favore e nel finale della partita su iniziativa, ecco che rivediamo il lancio, vedete bellissimo, di Baresi per Schillaci, su Schillaci c'è un intervento brutto di Fraser, resiste Schillaci ma Van Breukelen gli chiude lo specchio della porta, ancora azione ispirata da Baresi. Scaduto, si gioca qualche attimo di recupero, ecco il fischio della fine del signor Petrovic, la favorita d'Italia batte per 1-0 l'Olanda, gol di Baggio in chiusura del primo tempo, altre occasioni per gli azzurri, buona partita dell'Olanda che ha